Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Oggi puntata abbastanza tecnica. Vi parlo del test che ho fatto io in precedenza e che sto anche iniziando a far fare a qualche mio allievo, ovvero il test dei 30 minuti. Che per la cronaca non ho inventato assolutamente io, ma ho fregato a Joe Freel, allenatore di ciclismo e triathlon. Ma che vedrete questa roba poi sta benissimo e funziona benissimo anche per noi runner. Partiamo subito dal dire però a cosa serve e quindi perché di conseguenza andrebbe svolto. Dopo poi vi spiego invece pure come eseguirlo e come misurare ed estrarre i dati. Il motivo è in realtà molto semplice e dà senso, soprattutto se si vogliono fare delle gare su strada, ma in realtà va benissimo anche su trail, come tra parentesi la stragrande maggioranza dei miei atleti barra cavie, dato che da qua si può ricavare, soprattutto, grosso modo la soglia del lattato, in primis, così come la frequenza cardiaca in soglia. E poi... In modo un po' più empirico, con qualche calcolo un po' forzatino, però in qualche modo anche la frequenza cardiaca massima. E quindi intanto andiamo a tirar fuori i primi e principali motivi: estrarre dei parametri personali, specialmente la soglia, che poi possono risultare utili per gestire meglio le intensità degli allenamenti futuri. Questo è decisamente il primo aspetto, quello più importante, ma oltre a questo, a cascata ci metterei che si tratta anche di un test buono per capire il proprio stato di forma e utilizzarlo in futuro per misurarsi nuovamente, meglio se sullo stesso identico percorso, con condizioni più possibilmente simili, per avere una sorta di indice del proprio stato atletico ed eventuali progressi, nonché per aggiornare i parametri rieseguendo questo test, dato che allenandoci è plausibile che i nostri valori si modifichino col passare del tempo. Ci sono tanti possibili test da campo da mettere in pratica per avere questi dati. Ovviamente questo test di 30 minuti non è in assoluto per forza il migliore, mettiamola così, ne esistono tante varianti ed ogni coach giustamente ha la propria filosofia a riguardo. Però ci tengo a precisare che ovviamente una prova in laboratorio potrebbe dare dei risultati molto ma molto più precisi. Ma è altresì vero che non tutti hanno voglia di fare una cosa del genere, che comunque è comunque un impegno, c'è cioè una giornata da impegnare in questo modo, oltre che poi spendere altri ulteriori soldi rispetto a quelli che già ci mettiamo dentro per questa passione. Questo test invece è a costo zero ed è anche molto molto semplice da mettere in pratica e da analizzare, altra ragione per cui ho battezzato questa prova. Va comunque detto, anche se prima dicevo che non è per forza il migliore, che uno studio della East Carolina University, che al solito lascio linkato come d'abitudine nelle note, ha provato diversi test da campo per valutarne l'efficacia. Test di 30 minuti per l'appunto, il conconi, tempo sulle 2 miglia e Vidot principalmente. Quello che ha dato le misurazioni più vicine alla prova da laboratorio è stato proprio il terzo dei 30 minuti di Geoffrey Hill. Quindi anche sotto questo profilo sono contento di aver scelto questo metodo che è pure avvallato dalla scienza. Ultimissima considerazione relativamente alla mia scelta è che questa è una prova che meglio si adatta a chi fa lunghe distanze, perché in qualche modo va a lavorare perlomeno su 30 minuti consecutivi di attività, il che sì lo rende tosto ma anche più attendibile per chi fa eduras rispetto a roba da 3, 7, 12 minuti ad esempio. Ma veniamo al pratico, cioè al come farlo va detto prima di partire che si tratta di uno sforzo bello impegnativo, lo accennavo anche giusto qualche secondo fa e che di conseguenza richiede che ci siano delle capacità di base buone, sufficienti per sostenere mezz'ora a tutta birra senza rischiare un infortunio o detonare malamente. Ragion per cui è anche doveroso arrivarci freschi fisicamente a questo test. In settimane leggere Addirittura io in tabella lo utilizzo o come un allenamento di qualità o al posto di un lungo, ma i giorni prima è bene comunque non stressarci troppo a livello di sedute perché ciò potrebbe influenzare il risultato finale. Ultima cosa, non è un test che ha troppissimo senso farlo senza una fascia cardio, anzi direi che se non ce l'avete non è la modalità adatta a voi, dato che la frequenza cardiaca sarà un parametro indispensabile per l'analisi e quella da polso è quasi sempre poco attendibile. Se invece avete una fascia da braccio o anche meglio da torace, andate sereni. A proposito di frequenza cardiaca, cercate di non assumere nelle ore prima del test caffeina ed altri elementi che potrebbero alzarla, dandoci così poi dei dati inesatti. Detto ciò, veniamo davvero al sodo, come si esegue è davvero molto facile. Si sceglie un percorso che sia pianeggiante e che sia possibilmente riutilizzabile anche in futuro per lo stesso test. Si inizia con 15-20 minuti di riscaldamento con una corsa lenta, facile, facile. Al termine si inizia a prendere confidenza con il ritmo da tenere, ovvero si fanno massimo 5 minuti, dove si prova ad alzare il ritmo per trovarne uno che si ritenga possa essere quello da utilizzare nei 30 minuti successivi. In teoria dovrebbe essere mantenibile per 30-40 minuti consecutivi, corsi al massimo delle proprie possibilità. Deve essere quindi piuttosto intenso ma non troppo troppo duro, se no si rischierebbe di scoppiare prima della fine. L'indicazione che do è anche che si dovrebbe comunque riuscire a parlare mentre si corre ma solo frasi brevi, non è la classica corsa facile, per niente. Una volta trovato il giusto ritmo si fa partire il test, cliccando sul tasto lap dell'orologio oppure aspettando proprio il termine dei 5 minuti. Dopodiché si parte, bisogna quindi mantenere questo sforzo al massimo per 30 minuti di fila. Mi raccomando che lo sforzo sia distribuito il più equamente possibile nell'arco della mezz'ora. Non va bene per esempio andare piano per 5-10 minuti e poi ammazzarsi negli ultimi 20. Si tratta di 30 minuti di allenamento completo a ritmo costante. Non guardate la frequenza cardiaca durante il test, non fatevi influenzare da essa perché non si sta cercando di produrre un determinato numero esatto, ma piuttosto di scoprirlo proprio con questa particolare seduta. Non preoccupatevi di altro se non dell'andare al massimo delle vostre capacità. Se la risposta a questa domanda è sì, allora state seguendo la prova nel modo corretto. Passata questa mezz'ora di scannellate, 15-20 minuti di defaticamento con corsa lenta-lenta per tornare a casa ed è finito. Attenzione, però, anche se ormai tutti abbiamo qualcosa per registrare e monitorare i nostri allenamenti, faccio una piccolissima specifica. Se non avete poi a disposizione uno strumento di analisi, è sufficiente premere il pulsante Lapp dell'orologio dopo 10 minuti dall'inizio del test, quindi della fase attiva. In questo modo gli ultimi 20 minuti verranno registrati come un intervallo a parte. Adesso poi vi spiego anche perché. Perché, appunto, si va a passare a, dopo finito di correre, all'analisi dei dati. Come avete sentito, si tratta ad ogni modo di 30 minuti più quelli iniziali di prova del passo, dove andare al massimo delle proprie capacità, il che rende la seduta faticosa. Tenetene conto che poi non voglio infortuni sul groppone per questo, però è di semplice esecuzione, basta un luogo pianeggiante, preferibilmente pista o asfalto. Ma davvero, come si leggono questi valori? Anche qua la faccenda è davvero easy. La stima della frequenza cardiaca di soglia del lattato è la frequenza cardiaca media degli ultimi 20 minuti della fase attiva del test, anche per quello che prima dicevo di eventualmente cliccare il tasto LAP dopo 10 minuti e lasciare da soli gli ultimi 20. Prendo l'esempio di un mio allievo. La sua frequenza cardiaca media complessiva per tutti i 30 minuti è stata di 172 battiti al minuto, ma la frequenza cardiaca media degli ultimi 20 è stata di 175 ed è quindi 175 la sua frequenza in soglia. Invece, per quanto riguarda il ritmo, in soglia ci si può arrivare tramite un calcolo comunque non complesso. Tuttavia, dai miei piccoli test ho notato come le misurazioni finali post calcoli non differiscano più di tanto dalla media al chilometro di tutto il blocco centrale di tutti i 30 minuti, per cui per mega semplificare, tengo buono come ritmo in soglia la media al chilometro di tutti i 30 minuti attivi. Quindi, se la media ritmo al chilometro è stata 4 minuti e 30 secondi, quello è il passo in soglia. Infine, dalla frequenza cardiaca in soglia si può a sua volta ricavare la frequenza cardiaca massima e a cascata pure le zone cardio di allenamento. Di queste ultime oggi non ne parlerò, dato che ognuno ha la propria filosofia sulle percentuali, ed è giusto sentire di gestirsi liberamente, come ci pare invece vi spiego rapidissimamente come si tira fuori la frequenza cardiaca massima stimata ci tengo a dire stimata perché questo tra tutti è il dato meno attendibile e lascia un po di margine di errore anzi mi sono proprio reso conto anche qua da qualche test che ho visto che mi allievi che con questo numero si tende un po a sovrastimare la frequenza cardiaca massima per cui per qualche situazione l'abbiamo proprio abbassata a mano ignorando il calcolo ad ogni modo cosa bisognerebbe fare a livello teorico che è quello che ci interessa quest'oggi bisogna moltiplicare per 100 e dividere per 90 il numero della frequenza in soglia che abbiamo estratto prima. Quindi riprendendo l'esempio precedente, 175% diviso 90 fa 194. Come dicevo, tende un po' a sovrastimare, quindi in realtà in alcuni casi abbiamo visto, con esperienza delle persone, che il numero era un po' più basso. Ma io adesso vi do il numero che c'è teoricamente. Comunque, con l'esperienza personale, con quello che si vede, si può cambiare, oppure banalmente si potrebbe dividere qualcosa in più, in modo che il numero venga più basso. Però, insomma, questo è il numero teorico. In generale, per gestire e memorizzare tutto quanto, io mi aiuto con un file Excel, anzi, con un file di Google Fogli. Qua dentro inserisco più informazioni, in primis lo storico del test con data, link all'attività, chilometri fatti nella fase attiva, battiti medi e il passo in storia stimati. In un'altra sezione metto il calcolo della frequenza cardiaca massima e delle varie zone cardio. Ed infine, in un'altra parte ancora, l'equivalente del passo al chilometro e delle zone cardio per tutti i diversi livelli di RPE, che poi, come raccontavo qualche episodio fa, è il parametro principe con il quale mi alleno da un po' di tempo con Redu e faccio anche allenare i miei ragazzi e ragazze da qualche mese. Per gestirsi durante le sedute, a mio parere, resta fondamentale l'RPE, come ampiamente spiegato in precedenza. Ma comunque può essere utile anche avere queste ulteriori informazioni. Per certe situazioni, tipologie di sessione, è possibile abbinare all'RPE il dato di frequenza cardiaca e di passo al chilometro. Sono comunque elementi utili e che possono pure aiutare l'atleta a regolarsi meglio e ad apprendere più facilmente i diversi livelli di impegno che sono propri dell'RPE. Basta ovviamente non esagerare guardando solo la frequenza cardiaca, ma imparare a utilizzare entrambe le cose sfruttando però principalmente il percepito. Spero di non avervi fatto impazzire troppo con tutti questi numeri quest'oggi, ma alla fine questo test di Joe Frill dei 30 minuti è molto più facile da farsi che da raccontarlo. Per chiudere vi ricordo le solite cosette, cioè di seguirmi sui social, su Instagram in primis, di iscrivervi al canale Telegram... E se volete sostenere questo progetto, potete farlo con una donazione, una tantum su PayPal o su Buy Me A Coffee, oppure entrando su Patreon, che è un modo per sostenere mensilmente in modo ricorrente il podcast. Direi che per oggi è veramente tutto. Cari Runners, evviva Joe Freel e chi gli frega le cose. Ci sentiamo alla prossima puntata!